un medico, un radiologo, sono qui per cercare di illustrare quelle che sono le manifestazioni del no a questa centrale. È una ghiotta occasione, infatti ci sono molti politici in sala. Di essere il più breve possibile, cercando di evidenziare gli aspetti più salienti delle motivazioni del no, che in realtà in questa sede non posso illustrarle tutte, ma cercherò di riassumere quelle che sono le problemi principali. Innanzitutto, quando si parla di biomasse, il concetto di biomassa, che è un concetto estremamente ampio, ci sono diversi modi per utilizzarlo. Si può andare dalla produzione di biocarburante, alla produzione di biogas, alla produzione di gestori, oppure a bruciare le biomasse così come sono. Il concetto di biomassa è un concetto estremamente allargato in Italia, in quanto anche il CPS è stato assimilato alle biomasse, cioè il combustibile da rifiuti, per legge può utilizzare dei certificati verdi che permettono l'incentivazione a bruciare le rifiuti. Con una piccola differenza, che mentre le biomasse vanno acquistate, invece i comuni devono pagare per smaltire questo CPS. Quindi per l'impresa che gestisce un impianto di questo tipo, andare a bruciare i rifiuti è estremamente più conveniente, perché invece di pagare il combustibile gli viene in ogni caso consegnato a pagamento. Comunque qui non stiamo parlando di un inceneritore di rifiuti, ma stiamo parlando di biomasse. Quindi noi non è che ci opponiamo contro l'inceneritore, ma ci opponiamo contro le biomasse. Perché mentre può sembrare ovvio che bruciare, può sembrare naturale che se si brucia la legna, essendo un prodotto naturale, dalla legna non viene fuori niente. In realtà studi recenti hanno dimostrato che nella legna, anche cosiddetta vergine, in modo di vergine, effettivamente quanto ce n'è, che cos'è il concetto di vergine, perché i fautori della centrale insistono molto su questa parola vergine. Bene, sono stati fatti degli studi con sofisticati strumenti da laboratori attendibilissimi, di cui è stato trovato in questo regno una miriade di composti che è una cosa allucinante, cioè si va andando dai metalli pesanti, alle diossine, alla formaldeide, benzopirene, benzoantracene, tutta una serie di benzene che da un lato contiene la legna in se stessa e dall'altra è la combustione che proprio provoca queste sostanze che non sono presenti nel legno. Infatti la diossina o la formaldeide o il benzopirene o il benzoantracene vengono fuori da processi di combustione. Ciò non toglie che nella legna si ritrovano moltissimi metalli pesanti e tutto l'inquinamento che in ogni caso va a ricadere sul cippato, sulle foglie, sulle cortecce e sui depositi del cippato all'aperto. Quindi il discorso di essere contrario non al regime di dovere di chiuso, ma proprio alle biomasse, è un discorso importantissimo per quanto riguarda la salute, perché se noi consideriamo, loro dicono di essere nei termini di legge, è vero che sono nei termini di legge, ma il discorso dei termini di legge gli impone di riversare in atmosfera una determinata concentrazione in milligrammi per ogni sostanza per metro cubo, ma non gli impone la limitazione di metro cubo. Siccome mettono miliardi all'anno di metri cubi, vengono fuori migliaia di tonnellate di sostanze inquinanti che riversano in ambiente e tutto sullo stesso punto. Naturalmente un discorso di questo tipo, se in una situazione completamente, voglio usare la parola vergine, anche se impropria dal punto di vista inquinamento, ha una ricaduta. Essendo già questa una zona inquinata, qui devo dare ragione a De Paolis, il discorso è su un tono più drammatico, perché tanto più aumentano le concentrazioni di questi inquinanti, tanto più aumenta l'incidenza epidemiologica del cancro e di altre malattie. Oltretutto, non è soltanto quello che si respira. Ma siccome queste sostanze mandate in giro, in atmosfera, poi ricadono su tutto il territorio, e non è un problema qui di Pagania o di Baticiano, ma le polveri africane si trovano nel Foro Nuovo, questo lo sappiamo tutti i poveri, mentre le polveri di metalli pesanti, o la diossina, ricadono nell'ambiente circostante. Ricadendo
dentro nell'ambiente circostante noi mangeremo le verdure, andiamo a mangiare gli animali che hanno mangiato quelle verdure e quindi ci ritroveremo nella catena alimentare con tutto questo bel Dio che è stato riversato in aria. Questo insomma, poi ci sarebbe moltissimo da dire, io non mi annoio, sui discorsi della filiera, sui certificati verdi che vengono usati per abbattere la CO2, ma in realtà qui non viene abbattuto niente, perché la CO2 viene prodotta molto di più per un concetto semplicissimo, perché parlare di filiera corta significa parlare di una filiera che consumi pochissima energia. Perché se io produco dell'energia elettrica e per produrre quella energia elettrica ho usato un monte di combustibili fossili, è chiaro che l'energia elettrica che produco non mi viene tutta dal legno, ma mi viene anche dai combustibili fossili che ho usato. Perché quindi se io brucio un chilo di fieno sul campo senza raccoglierlo, è chiaro che il bilancio tanto ne assorbita di CO2, tanto ne emette e quindi è negativo, su questo c'è una ragione. C'è però il discorso che per quanto riguarda le filiere, i prodotti vengono, richiedono energia per essere coltivati oppure per la deforestazione, per i macchinari dedicati che servono e per i trasporti. Per cui tutta questa quantità di CO2 che viene emessa è una quantità che naturalmente dallo 0 a 0 diventa un bilancio estremamente negativo. Quindi in realtà non è che si va a ridurre la CO2 come si è tentati a credere perché ci sono i certificati verdi. Certificati verdi ci sono perché la legge ha allargato le mani, ha permesso a questi imprenditori di usufruire dei certificati verdi e quindi, come peraltro, ne utilizzano anche bruciato la mia macchina, il CDR, adesso si chiama CDRQ, ma è un discorso completamente diverso perché qui proprio non si risparmia niente, ma una produzione pure semplice di CO2 in atmosfera, questo è legato all'effetto serra. Ma il discorso della CO2 è un problema mondiale. Diciamo che a noi ci riguarda, è chiaro che riguarda tutti perché tutti viviamo su questo pianeta, ma il discorso che riguarda il pianeta, noi invece quello che siamo interessati, e dovremmo essere tutti interessati, alle migliaia di tonnellate e alle morti conseguenti, perché c'è una diretta relazione proporzionale tra sostanze inquinanti e morti che si provocano sotto forma di tumore e malattia varia. Non sono soltanto i tumori legati all'apparato respiratorio o le profili idroliche, e qui entro nel campo medico, ma non vi annoio più, ma sono tumori, siccome queste sostanze poi si vanno a depositare in tutti gli organi, sono tumori che vanno possono andare dalla leucemia, addirittura anche l'Alzheimer, sembra che sia influenzato altre malattie di tipo neurologico, oltre a queste altre primarie. Però mi ero ripromesso di essere breve, anche se potrei parlare per ore di queste cose, perché